Pace a te, anche oggi siamo insieme e il Signore ci tratta bene perché viene a casa. Viene con la sua parola, conosce le nostre circostanze, conosce i nostri problemi, sa come siamo e ci viene a prendere proprio da tutte le parti per attirarci a sé, e questa è una grazia. Ti voglio dire, prima che cominciamo, che noi i nostri culti non sono di 20 minuti, 30 minuti come si usa, i nostri si allungano un poco, perciò perché è il giorno del Signore, se possiamo stare un poco di più insieme, sappiti regolare da non arrivare poi che devi lasciare. Per esempio, se alcuni servizi li puoi fare prima, così stai più tranquillo fino in fondo. Oppure se qualche cosa la devi rimandare e stai più tranquillo fino in fondo. Perché se arrivi a metà culto e cominci ad agitarti perché l'ora passa e quasi aspetti più che chiudiamo che andiamo avanti, allora perdiamo l'occasione di essere uniti nello spirito. È molto importante questo. Perché se noi partiamo insieme, continuiamo insieme, restiamo insieme di pari consentimento, sapendo che oggi è il giorno del Signore e Lui ci ha favoriti nel venire in mezzo a noi, anziché spostarci noi a chilometri di distanza con tutte le difficoltà che ci sono. Allora intelligentemente dobbiamo sapere approfittare, ma non per ascoltare il fratello Cataldo, ma perché il Signore attraverso la parola ha qualcosa da dire e non perdiamo l'occasione di farla diventare nostra. Quando a volte siamo assenti, possiamo essere anche presenti con la televisione accesa e noi siamo intenti a fare altre cose. Siamo come assenti. E uno mancava quando è che Gesù arrivò e non vide che era risorto. Gli altri cercavano di fargli capire che Gesù era andato veramente e lui diventò incredulo, perché molte volte noi le testimonianze degli altri ci toccano fino a un certo punto. Però se il Signore parla direttamente con noi, allora le cose cambiano, perché lui ha un modo di fare tutto diverso da ciascuno di noi. Lui è il buon pastore. Trova il modo come inculcare qualcosa che ci serve e che sa che è necessaria per noi più di tutti i pastori di questo mondo. Perché? Perché lui è il maestro per eccellenza e benedetto sia il Signore. Allora quando noi ascoltiamo lui e soprattutto quando amministriamo la sua parola è quella che ci deve parlare, è la sua parola che si traduce viva al nostro cuore, cioè prende corpo nella nostra vita, perché quella parola va ad incastrarsi in qualche necessità che noi abbiamo e porta la risposta al nostro cuore. Allora ti voglio ricordare, ciò che devi fare nell'arco del tempo che stiamo insieme per onorare il Signore, se ti puoi fare alcune cose prima, cerca di farle prima. Ci sono molti che fanno già così. Sai, frate, io vado a fare la spesa presto la mattina perché alle 10:30 non voglio perdermi l'occasione. Qualcun altro invece deve rimandare a dopo quello che si può fare dopo. Così stiamo insieme, mentre insieme lodiamo il Signore, ci nutriamo della parola del Signore. E il Signore non manca mai di parlare quando noi siamo interessati. Perché il Signore ci parla quando noi siamo interessati, se no Lui parla e noi non capiamo. Stamattina leggiamo proprio nella parola del Signore dove Gesù è costretto di parlare in parabole, ma una categoria capisce e l'altro non capisce. Strana sta cosa, lo stesso parlare. Ma dov'è la differenza? È che quelli che capiscono hanno la volontà di seguire Gesù, e allora il Signore non li può trascurare e non li può non ammaestrare, e allora
lo Spirito Santo porta il messaggio al nostro cuore. Quando invece noi possiamo seguire Gesù e ci parla, e parla in parabole, e noi non comprendiamo, vuol dire che il Signore sa che noi stiamo con la testa da un'altra parte. È come se tu, mia moglie certe volte mi dice, io quando parlo, io ascolto, ma non la focalizzo. Dice, ma qua io non so se tu mi capisci o no, se tu mi segui o no. Fortunatamente io sono abituato a sentirne pure tre in contemporanea, è un dono che mi ha fatto Dio. E capto tutti e tre, però ci sono di quelli che quando non focalizzano gli sfugge. Vogliamo focalizzare col nostro cuore verso la giusta direzione? Ci mettiamo insieme e cerchiamo di prendere giusta posizione davanti al Signore. Io non parlo della posizione di come ti devi sedere, come devi stare, se devi pregare in ginocchio, se devi pregare coricato. Io dico un'altra cosa, dico la nostra posizione davanti al Signore, cioè cercare il Signore con tutto il cuore e assorbire quello che il Signore ci vuole dare, perché mentre amministriamo la parola, lo Spirito Santo fa la distribuzione di quello che noi abbiamo bisogno. Però è chiaro che noi dobbiamo essere aperti. Una delle tante aperture che molte volte rifletto e penso, quando noi ci alziamo e alziamo le mani verso di Lui, è come dire, vogliamo assorbire il più possibile. Però c'è qualcosa nel regno dello Spirito che è importante anche in quello. Perché poi penso e dico, ma perché Mosè quando alzava le mani il popolo avanzava? E perché quando le abbassava retrocedeva? Vuol dire che quell'apertura di mano è come un'espressione di dire, Signore, io sono aperto a Te. Metti più potere possibile nella nostra vita perché il Tuo popolo avanzi. E Dio dimostrava che funzionava. Il mistero è grande, non lo sappiamo, non riusciamo a comprendere più di tanto, ma sappiamo una cosa, che quando Mosè innalzava il cuore, le mani e tutto se stesso verso Dio, il popolo andava avanti nella battaglia. Allora vogliamo andare avanti nella battaglia questa mattina, vogliamo aprirci davanti al Signore e dire, Signore, io voglio avanzare, voglio camminare insieme con Te al passo Tuo. Mi apro nella Tua presenza e dico, Signore, parla perché sono qui per ascoltare quello che Tu mi vuoi dire ancora in questo giorno, ed insieme lo vogliamo lodare, benedire e glorificare. Cantiamo un bel canto insieme, ne avete uno? 783. 783. Se tu hai il libro, canta insieme con noi, se non lo leggi, se non hai il libro dei cantici, chiedilo, te lo mandiamo gratuitamente, così puoi cantare insieme con noi, li puoi leggere. Diventa tuo, diventano punti di meditazione. Nel tempio tuo non si può entrare senza il sangue dell'agnello, e vogliamo anche noi invocare il sangue di Gesù Cristo sulla nostra vita. Fa così, sangue di Gesù, purificami, e ti metti come vuoi metterti sotto una doccia, gloria al Signore, con i tuoi sentimenti dici, Signore, io ho bisogno di una purificazione. Noi non portiamo il sangue nostro, non portiamo il sangue dei vitelli, perché c'è un sacrificio che è sempre valido quando noi per la fede lo attiriamo su di noi e porta la presenza dell'Iddio Onnipotente, perché il suo sangue nel nostro essere produce vita come il sangue nelle vene del nostro corpo. Senza il sangue dell'agnello, davanti a Te non si può star senza il sangue di Gesù il Re, perché Lui morì al Golgota e pagò per i peccati nostri. Torniamo anche un poco indietro con la nostra mente per comprendere che lì c'è stato il finire di una vita e cominciare con una nuova vita, proprio quello che il Signore fa nella nostra vita nel momento che andiamo a Lui. Finisce la vecchia vita, perde forza perché il potere divino
entra nella nostra vita e cominciamo un cammino nuovo con il risorto Signore, che la parola del Signore dice: voi eravate morti nei falli e nei peccati e Cristo vi ha risuscitati, e come persone nuove camminiamo insieme con Lui, mentre lo Spirito Santo continua a rinnovare il nostro cuore, ci rinnova, ci rigenera, mette dei geni nuovi spirituali nella nostra vita spirituale e ci fortifichiamo. E quando funziona bene quello spirituale, funziona bene la nostra mente, il nostro cuore, il nostro corpo, perché in quella benedizione, in quella presenza dello Spirito Santo, c'è tutto il benessere che viene dal trono della grazia di Dio. È una medicina speciale che non si compra né in Italia né al Vaticano, viene direttamente dal Signore Gesù Cristo, il Principe della Pace, che trasferisce. Il Principe della Pace vuol dire colui che genera, che fa sorgere la pace, il Principe della Vita, colui che fa, è la sorgente della vita, trasferisce nella nostra vita, nuovo vigore, nuova pace, quell'alimentazione che noi abbiamo bisogno, e la nostra vita diventa una testimonianza per noi stessi, perché vediamo la nostra vita che cambia, e prima di vedere tutte le altre testimonianze ci accorgiamo che il Signore sta cambiando la nostra vita, e noi vogliamo benedire insieme. Andiamo al Signore. Alleluia. Peccati nostri, Lui
possiamo cantare un altro, ne avete uno nel cuore? 846. Ripeto, 846. Cantiamo insieme, apriamoci a quel che diciamo. Diciamo che seguiamo col cuore quello che diciamo davanti al Signore. Quando siamo insieme, noi normalmente dobbiamo sempre essere sì sì e no no, ma quando siamo davanti al Signore dobbiamo metterci più cuore, più partecipazione. Io so che sono abituato, cerco di non esserlo, ma normalmente ci siamo abituati un poco a parlare così, giusto per dire, per occupare gli spazi. Quando vado davanti al Signore dico: Signore, per piacere, non mi fa recitare, non mi fa dire parole che escono così dalle labbra senza che ci sia un poco di cuore vicino. Unificami, non mi fa essere con un doppio fondo che dico una cosa e il cuore non ne sa niente. Parlo e il cuore è a un'altra parte. Signore, unifica il mio cuore insieme a quello che ti dico. Fa che quello che ti dico sgorghi dal cuore, come dice la sua parola, che ciò che il cuore abbonda, la bocca parla. Fa che se ti lodo, ti possa lodare con quello che sgorga dal mio cuore, che sia il risultato di un cuore che veramente ti vuole dire quello che le labbra dicono. Tu sei davvero grande, o Signor, o Eterno. Tu sei davvero grande, o Signor, o Eterno. Nessuno è pari a te e non c'è un altro Dio fuori di te. Tu sei l'Alfa e l'Omega, tu sei il Re dei Re, senza confini. Gesù è il Re dei Re perché non è circoscritto ad una nazione, a un continente, ad una parte. Egli è il Re dei Re dell'universo, perché il Dio Figlio che è venuto in carne ha fatto qualcosa che nessuno mai ha fatto nei secoli dei secoli, e perciò noi lo vogliamo lodare, benedire e glorificare. Grazie Signore. Alleluia. Grazie tu sei Signore. Te, e non c'è un altro Dio fuori di te.
Cantiamo un altro insieme, così lo lodiamo, lo benediciamo con tutto il cuore. 7, 8, 3. Gloria al Signore. Prego. Sette, nove, nove. Ci vogliamo alzare in piedi, così lo lodiamo con tutto il cuore e entriamo già in preghiera col nostro cuore. Esponiamo già la lode. E ti voglio dire una cosa molto importante. Quando andiamo al Signore, la prima cosa dobbiamo cercare la sua presenza. Perché se ci mettiamo a dire quello che abbiamo bisogno, perdiamo l'occasione di sentire la sua presenza nella nostra vita. Facciamo prima penetrare lo Spirito Santo nella nostra vita, colleghiamoci in sincerità davanti a Lui. Ma anche nel mondo si usa così. Impariamo, perché è una riproduzione del cielo. Ester, prima di chiedere al re quello che aveva bisogno di chiedere, era qualcosa di grande che doveva chiedere. Doveva chiedere la liberazione di tutto il suo popolo. Ma cosa fece? Come si fa normalmente? Prima entrare nella presenza del re. Noi dobbiamo avere comunione col Signore. Tu puoi avere tanti problemi, possiamo avere tanti problemi che sono proprio qui, proprio alla porta dei nostri sentimenti, alla porta del nostro cuore, ma noi dobbiamo imparare che dobbiamo prima di tutto dare la riverenza dovuta al Signore, entrare nella sua presenza, avere comunione con Lui. Quando siamo insieme con Lui, Lui cambia molte cose prima che noi gli richiediamo. Molte delle cose, quando noi entriamo in comunione con Lui, ci fa vedere che sono per il nostro danno, è meglio che non gli richiediamo proprio. Ti posso dire che certe volte tu hai chiesto delle cose che il Signore non ti ha risposto e poi abbiamo dovuto ringraziarlo che non ce le ha date, perché se ce li dava eravamo messi male. Dobbiamo cercare di la sua presenza e poi armonizzare la nostra volontà con la sua. E quando noi abbiamo armonizzato la nostra volontà con la sua, allora chiederete, e quello che chiederete il Signore ce lo dà. Perché? Perché molte volte noi facciamo come i bambini, chiediamo cose che sono per il nostro danno e Dio ci deve aiutare. Perché noi vediamo fino a un certo punto, non vediamo oltre. Mi ricordo una volta, c'ho una nipote che aveva 4 anni una volta, dovevamo andare a Torino, il padre aveva comprato dei biscotti al plasmus che li doveva mangiare, ma sta ragazzina, sta bambina gli faceva male la macchina nelle curve che c'erano. Lei piangeva che voleva i biscotti, il padre non glieli dava. Perché? Perché se si mangiava i biscotti rimetteva. Poi quando stavamo per arrivare a Torino, che la strada era buona, glieli ha dati. Molte volte così siamo col Signore. È facile che tu piangi per qualche cosa che non ti serve. Allora acquisiamo prima quel discernimento, entrando nella presenza del Signore, prima cerchiamo Lui. Ci mettiamo in comunione con Lui e poi diciamo: Signore,
io ho bisogno anche di questo. Molte delle cose che noi dobbiamo chiedere, il Signore Gesù dice, e Lui lo conosce bene, il Padre, dice molte cose che noi abbiamo bisogno, il Padre ce li dà perché Lui sa, ce li dà prima che noi glieli chiediamo. E infatti quando camminiamo col Signore spesso scopriamo delle sorprese, che il Signore ha anticipato qualcosa che ci serviva poi, una preparazione che poi ci serviva. È bello camminare con Dio, però dobbiamo camminare al passo suo, né più avanti né più indietro. Dio ci deve guidare stamattina. Andiamo al Signore insieme e mettiti in comunione, cioè concentra te stesso verso il trono della grazia di Dio, cercando la sua presenza nella tua vita, cioè di avere proprio un contatto con lo Spirito Santo. E poi man mano andiamo avanti, vedrai che il Signore farà più di quanto noi possiamo immaginare. Quando siamo nella sua presenza ci sono delle sorprese, aspettiamoci cose belle dal Signore, perché Egli vuole il meglio per ognuno di noi. Gloria sia resa a Dio. Tirando le spine, ordina gli angeli di
stare con te. Egli apre una porta che li chiuderà, egli ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte. Alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, 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 con tutta la lode. Noi abbiamo bisogno di capire ciò che Dio ci sta dicendo. Quando egli sta in silenzio è perché sta lavorando. Basta soltanto aspettare ciò che Dio può far piacere. Stai soffrendo, loda, non importa, loda, la tua lode invada il cielo. Dio va avanti aprendo il cammino, spezzando catene, tirando le spine, ordina agli angeli di stare con te, gli apre una porta che nessuno chiuderà, egli ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte. Alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, 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 con tutta la lode. Gloria a Dio. Stendi la tua mano, Signore, alleluia. Con tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode. Vai Spirito Santo, rilascia luce e potere su tutta la Camma Santa. Vai Spirito Santo, vai Spirito Santo, rilascia luce e potere su tutti i cuori che siano racamasciati. Vai Spirito Santo, rilascia luce e potere. Tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode. Noi abbiamo bisogno di capire
ciò che Dio ci sta dicendo. Quando egli sta in silenzio è perché sta lavorando. Basta soltanto aspettare ciò che Dio vuol far per te. Quando egli stende la sua mano, allora vincerai. E allora loda, solamente loda. Stai piangendo, loda. Hai bisogno, loda. Stai soffrendo, loda. Non importa, loda. La tua lode va dal cielo. Avanti aprendo il cammino, spezzando catene, tirando le spine, ordina agli angeli di stare con te, egli apre una porta che nessun chiuderà, egli ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, con tutta la lode. Con tutta la lode, 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 con tutta la lode. Vai Spirito Santo, porta luce e potere in ogni cuore per la gloria di Gesù. Vai Spirito Santo, vai Spirito Santo, porta luce e potere in ogni cuore che è aperto nella tua presenza. Vai che tu sei bello Spirito Santo, rilascia la tua unzione in ogni cuore aperto nella tua presenza. Vai bello Spirito Santo, sì, opera Spirito Santo, porta luce e potere in ogni cuore. Alleluia, vai Spirito Santo. Il Signore ti parla. Tu sei come un piccolo Sansone, tu sei nato in una famiglia di credenti. Tu sei stato consacrato al Signore. Tu hai camminato nelle vie mie, ti dice il Signore. Ma ad un certo punto sei arrivato a un bivio e non hai più ascoltato quello che io ti dicevo e gli insegnamenti dei tuoi genitori. Tu hai fatto di testa tua e ti sei incamminato in una strada che ti sta portando al peccato. Tu il peccato lo hai accolto proprio sulle tue ginocchia, il peccato tu l'hai accolto nel tuo cuore, ma io che vedo, siccome tu sei stato scelto da me, io vengo a te in questo momento e ti dico questo: non arrivare al punto come fece Sansone, che alla fine chiese a me di intervenire e di morire insieme ai Filistei. Io in questo momento voglio tirarti fuori adesso che sei ancora in tempo. Sì, adesso che tu ti sei reso conto che hai intrapreso una strada che a me non piace, io ti dico questo: torna indietro, dammi tutto l'onore e tutta la gloria che mi è dovuta, dammi il tuo cuore e apriti a me, perché io non voglio distruggerti come ho fatto con Sansone, ma io ti voglio dare il meglio, io ti voglio dare una vita vittoriosa, io mi voglio servire di te
E io voglio che tu, nel posto dove sei, dove io ti ho messo, tu possa diventare una mia testimonianza. Non dire mi è stato detto tante volte e fai finta di non ascoltare. Perché quando tu pensi questo, è una voce che non viene dal mio trono, ma è una voce che viene dal nemico. La stessa cosa come faceva Sansone, diceva ma io anche questa volta ce la faccio e vincerò. Invece no, bada bene, perché può arrivare il momento che io mi ritirerò lo spirito da te. Sì, io ritirerò le mie benedizioni da te. Bada bene, figlio mio, ascolta questo invito che io ti sto facendo, perché la mia pazienza può e sta per arrivare a un limite, perché io ti ho parlato tante volte, ma non permettere che io ritiri il mio spirito dalla tua vita, perché se questo avverrà, tu non vedrai più la mia gloria e verrai distrutto. Però io voglio aiutarti e ti dico, dammi il tuo cuore, arrenditi nelle mie mani, chiedimi perdono, consacra la tua vita, inizia a consacrare la tua vita piano piano, perché non è tutto di un colpo, perché tu lo sai, io ti conosco, tu come sei fatto, ma piano piano fai un patto con me e inizia a camminare mano nella mano con me. Io ti trarrò fuori da quel peccato che ti sta avvolgendo, che tu non te ne rendi nemmeno conto, ma tu sei caduto in una forma di peccato che ti porterà alla morte, perché è la tua disubbidienza che ti porterà a questo. Ma se tu torni a me, io ti accoglierò a braccia aperte, avrò pietà, compassione e ti renderò una vita gioiosa in me, ti coprirò del mio Santo Spirito. Questo ti dice il Signore. Lode e gloria a te, Signore. Ti rendiamo lode, onore e gloria, Signore. Alleluia. Gloria e lode a te, Signore. Alleluia. Alleluia, benedetto tu sei, Signore. Padre nostro, io vengo a te questa mattina mediante il tuo figliolo Gesù Cristo. Ti voglio lodare, ti voglio onorare, ti voglio adorare, ti voglio dare tutto ciò che ho nel mio cuore. Mi voglio sempre di più avvicinare a te, ti voglio soprattutto ringraziare per quello che tu hai fatto nella mia vita e stai facendo. Nonostante che io abbia perso mio marito circa 2 anni fa, però io sento non la solitudine vicino a me, ma sento una compagnia infinita. Non ho mai tristezza, questo lo voglio dimostrare sempre di più con il mio comportamento. Io, Padre Celeste, tu sai bene che io mi hai permesso di vedere il 75° anno di età con oggi compiuto. Ti ringrazio per questo, come mi hai mantenuto per questi anni e come mi hai fatto andare avanti con la tua forza. Mi hai dato una gioia continua, Signore. Io ti ringrazio infinitamente perché tu sei stato buono con me, infinitamente buono. Anche nella sofferenza, anche nella perdita di mio marito, io ti ho lodato sempre, ti ho ringraziato perché mi hai fatto maturare, ma molto di più, hai fatto sì che io mi avvicinassi sempre di più a te. Ti ringrazio per questa fede che tu mi hai aumentato, tant'è che mi hai fatto arrivare al battesimo con la voglia dentro che ho sentito. In questo giorno io ti voglio ringraziare, Signore, fa sì che da domani, con il 76° anno di inizio, io possa aumentare nel tuo la voglia di camminare con te. E chiedo stamattina anche ai fratelli di intercedere, chiedo al Signore un regalo speciale per me. Io, Signore, voglio da te in questo momento un'unzione speciale, un'unzione che mi possa permettere di aumentare la mia fede e di andare avanti testimoniando in una maniera sempre più efficace e portando avanti la tua parola, Signore. Voglio questa unzione e la testimonianza la voglio iniziare da casa mia, dalla mia famiglia, Signore. Aiutami, io ti prego perché tu mi devi aiutare a convertire i miei figli.
Signore, ti prego, è la famiglia. E voglio una pace familiare, che, quella pace che viene da te. Signore, aiutami. Io voglio questo regalo. Stamattina riempimi di più di te e fa sì che io possa essere una luce veramente nella mia casa e ovunque vado. Ti ringrazio infinitamente perché io confido in te e sono certa che anche con l'intercessione dei fratelli e sorelle qui presenti, Signore, tu mi risponderai. Ti ringrazio infinitamente. Amen. Signore, gloria al tuo nome, Signore. Oh, benedetto sei, Signore, rispondi ai bisogni sinceri, Signore, di ogni cuore e della sorella pure, Signore. Alleluia. Ti vogliamo benedire, Signore. Oh, ti vogliamo benedire, Signore. Alleluia. Spirito de Dio, la tua preziosa unzione. Vien, Spirito de Dio, vien di mio Signore, con la tua preziosa unzione. Vieni, Spirito. Tua preziosa unzione, purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore, col tuo potere. Purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore. Conoscerti di più. Vieni, Spirito de Dio, riempi mio Signore con la tua preziosa unzione. Vieni, Spirito de Dio, riempi mio Signore con la tua preziosa unzione. Purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore, col tuo potere. Purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore, conoscerti di più. Purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore, con tuo potere. Purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore, conoscerti. Conoscerti di più, Signore, conoscerti di più, Signore, conoscerti di più. Vai, Spirito Santo. Rilascia un'unzione potente su ogni cuore aperto nella tua presenza, in tutti quelli che siamo insieme, Signore, che cercano, che invocano il tuo nome. Spirito Santo di Dio, rilascia un'unzione potente su ogni cuore aperto che venga colmato dalla tua presenza, dalla tua unzione, dalla tua conoscenza spirituale. Porta rivelazione, liberazione, forza nuova. Vai, Spirito Santo, rilascia l'unzione della tua presenza in ogni cuore aperto davanti a te,
per la gloria di Gesù. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Restaurami, Signore. Col tuo potere, vai Spirito Santo. Purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore. Col tuo potere, purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore. Col tuo potere. Rinnovami, restaurami, Signore, conoscerti di più, Signore, conoscerti di più, Signore, conoscerti di più. Alleluia. Lode e gloria al Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Amen. Amen. Accomodatevi. Il Signore stamattina ha parlato attraverso l'immagine di un suo servo che è venuto meno, Sansone. Sansone, quando ha incominciato a sbagliare, se tu leggi, il Signore ti ha parlato, ti voglio far notare un'altra cosa importante. Ha incominciato a fare delle cose che non diceva più ai suoi genitori. Perché i suoi genitori sapevano la consacrazione che gli era stata ordinata da Dio, che non doveva toccare animali morti, e lui lo faceva. Non doveva partecipare con altri popoli estranei, doveva essere un grande liberatore perché Dio lo aveva potenziato. Se tu leggi nella parola del Signore, trovi che alcune cose lui li faceva e poi c'è scritto non diceva niente ai suoi genitori. Perché non diceva niente? Perché sapeva dentro. I suoi genitori gli avevano detto molte volte che doveva fare, perché l'angelo che avevano conosciuto, man mano gli aveva dato anche le istruzioni e c'erano nella parola del Signore per mantenere il nazireato come doveva essere. Però cosa è successo dopo? Ha perso tutto. Il Signore ci anticipa proprio per non fare la stessa fine. Tu puoi anche seguire la tua strada senza dire niente ai tuoi genitori, ma se la strada è sbagliata è come continuare a camminare sul ponte di Genova, non dici niente a nessuno, ma quando arrivi ci sono state 43 vittime e tu sarai la 44esima. Questa è la verità. Dio ci mette davanti delle occasioni da poter deviare al momento giusto. E noi, con l'aiuto del Signore, dobbiamo subito dire che sto facendo e tornare indietro. Dio è grande. Vogliamo cantare un bel canto di testimonianza? Ne avete uno nel cuore? 775. Ti vogliamo benedire, Signore. Non riuscivo a credere che sei venuto proprio verso di me. Mi hai cercato e mi hai salvato attirandomi a te, al cuore tuo. Quell'immensa grazia dentro di me l'hai mostrata sulla croce per me. La grandezza del tuo amore ha raggiunto il mio cuore, conquistando ogni parte di me. Non potrò mai ricambiare il tuo amore, ma posso solo darti tutto il mio cuore. Adesso, mentre lo cantiamo, Lui l'accetta sempre. Ogni volta che noi camminiamo, man mano che camminiamo 24 ore al giorno, ogni nostra decisione positiva, Lui è sempre aperto a benedirci quando noi lo facciamo.
Non ci sono degli orari che possiamo e quelli che non possiamo. Mentre noi siamo davanti al Signore, mentre noi camminiamo e abbiamo dei riscontri che sentiamo di voler conoscerlo di più, lasciarlo penetrare di più nella nostra vita, è una lavorazione continua, perché noi siamo duri, siamo molto duri, ma con il tempo, piano piano, aprendoci a Lui, Lui arriva con la sua benedizione, la sua presenza, il suo cuore che comincia a toccare il nostro, comincia a lasciar penetrare la sua divina presenza, che ogni affluente del nostro essere comincia a ricevere qualcosa di speciale e si dilaga nel nostro essere e ci conquista man mano che cammina, ci permea e man mano sentiamo che le cose cambiano. Cantiamolo insieme e poi diamo spazio a chi ha qualcosa da parte del Signore per essere ubbidienti a quello che il Signore ci mette nel cuore. Gloria al tuo nome, Signore. Cercato e mai salvato, attirandomi a te, al cuore tuo, quell'immensa grazia dentro di te, l'hai mostrata sulla croce per me, la grandezza del tuo amore ha raggiunto il mio cuore, conquistando ogni parte di me. Non potrò mai ricambiare il tuo amore, ma posso solo darti tutto il mio cuore. Gridandoti che non posso fare a meno di te, ti amo, ti adoro, io sento il tuo amore in me, ti prego, stringimi ancora, per sempre sarai il mio primo amore. Signore è sempre il primo amore, tutti ci siamo innamorati, ma pian piano è venuto meno. Quale resta? Resta sempre quello. Mi è capitato di innamorarmi da che avevo 8-10 anni, cottarelle di qua, cottarelle di là, ma alla fine cosa è successo? Niente. Quale c'è restato? Quello che ogni giorno cerco di più, l'amore di Cristo. Quello è quello che resta, tutto il resto sono tutte soffiate che non servono a niente. Pure con mia moglie ci siamo voluti tanto bene, ce ne vogliamo ancora, però quello vero, quello che realmente è proprio dentro il nostro cuore è quello che viene, perché lì c'è la sorgente, c'è la produzione, il nostro si spegne, i circuiti del nostro essere diventano come quelle vecchie tubature che sono piene di catrame nei paesi, invecchiano, si rompono, non arriva niente più, il 95% dell'acqua si perde, così si perde l'amore nelle nostre vene, nel nostro essere, ma quello del Signore
È un impianto sempre nuovo, lo fortifica, lo allarga, lo fa diventare, lo cura in un modo speciale e poi più ne cerchiamo e più automaticamente si ingrossano i tubi e passa tranquillamente. Perciò curiamo quello, quel rapporto continuo con lo Spirito Santo, proprio desiderarlo. Perché ho detto dobbiamo prima cercare il Signore? Perché quando noi ci abituiamo a cercare prima il Signore, lo Spirito Santo tocca il nostro spirito, energizza tutto il nostro essere. È come quando alzi il bottone nel quadro principale della tua casa e energizza tutta la casa. Funziona il frigorifero, funziona l'asciugacapelli, funziona la stufa, funziona la cucina. Quando quel bottone è schiacciato che non funziona niente, c'è solo l'apparato. Attenzione, nella nostra vita ci può essere un grande apparato di religiosità che diamo l'impressione a tutti che noi siamo, Dio ce ne liberi come siamo noi. Alla fine però siamo senza energia, quell'energia spirituale. Perciò abbiamo bisogno di rivedere anche stamattina i collegamenti come sono messi. Quando in casa non c'è corrente, c'è qualche cortocircuito, subito corriamo, andiamo in tilt, cerchiamo come meglio riparare. Così dobbiamo fare nella nostra vita spirituale. Quando non sentiamo la presenza dell'energia dello Spirito Santo nella nostra vita, ci dobbiamo preoccupare. Ci dobbiamo preoccupare. Dobbiamo dire, comincia a mettere qualcosa da parte per ricollegare i fili. Adesso, quando abbiamo delle difficoltà, non mangiamo, altre volte perché siamo interessati. Con il Signore dobbiamo fare la stessa cosa. Se non senti la presenza del Signore nella tua vita, ti devi preoccupare. Come un pazzo ti devi mettere a cercare Dio, a costo di sembrare ridicolo, a costo di fare di tutto per volere. Si tratta di cercarlo col cuore. Cercarlo col cuore non vuol dire con la testa. Il cuore è un'altra cosa. Molti con la testa siamo ben capaci, sappiamo adattare tutto, ma non, Dio non dice con la testa. La testa serve per portare un certo ragionamento, per indirizzarci nella giusta via, ma dobbiamo aprire il cuore davanti al Signore. Dobbiamo dire: Signore, io non voglio ragionare più, voglio te e basta, senza lasciare nessuno spazio, nessuna interferenza, mettersi e cercare, come cercare quel tubo che devi innestare. Mi ricordo quando è che c'era la guerra del Golfo, che per non lasciar tornare indietro gli aerei piccoli che portavano le bombe, avevano degli aerei madre, li possiamo chiamare, che giravano nel cielo per fare rifornimento, e in alto passava il tubo automaticamente dalla cisterna. Mentre volavano gli aerei, cercavano dove fare rifornimento per continuare la battaglia. Così dobbiamo fare noi. Noi abbiamo la sorgente che è Gesù Cristo, il Padre dello Spirito, il produttore dell'opera spirituale. È Lui che manda lo Spirito Santo, avviciniamoci a Lui, mentre siamo in questo vuoto, in questo pianeta che regge nel vuoto, e facciamo un rifornimento, così proseguiamo il cammino e vinciamo le nostre battaglie. Gloria al Signore. C'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore? Sentiamoci liberi. Cantare 774. 774, va bene. Tu meriti la gloria e l'onore. Gloria al tuo nome, Signore. Meriti la gloria e l'onore.
te ed esalto il nome tuo, tu meriti la gloria e l'onore. Io alzo le mie mani a te ed esalto il nome tuo. Grande sei, grandi miracoli tu fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande sei, prodigi e meraviglie fai, gli ammalati guarirà, la tua mano salverà. Esalto il nome tuo, tu meriti la gloria e l'onore. Io alzo le mie mani a te ed esalto il nome tuo. Grande sei, grandi miracoli tu fai, nessun altro è come te. Come te, grande sei, prodigi e meraviglie fai, gli occhi ai ciechi aprirai, ed i sordi sentirà. Grande sei, grandi miracoli tu fai, nessun altro è come te. Nessun altro è come te, grande sei, prodigi e meraviglie fa, gli ammalati guarirà, la tua mano salverà. Grazie Signore. Se c'è qualcuno, facciamolo subito. Fratelli, sorelle, sentiamoci liberi di amministrare quello che ci dà lo Spirito Santo. Lui ci genera dentro di noi qualcosa di speciale e noi lo porgiamo con un grande onore che riceviamo dal Signore dal poterlo fare. Se non lo facciamo, cosa succede? Quando una donna è incinta e non partorisce, vuol dire che muore il bambino dentro. E quando muore il bambino dentro, crea infezioni. Ci sono problemi per il prossimo nascituro. E qualcosa succede anche nella persona che... Infezioni che portano grandi disturbi. Sai che la parola del Signore, che viene dal Signore nella nostra vita, quando viene generata dallo Spirito Santo, noi dobbiamo avere la forza di farla partorire. La nostra debolezza, molte volte il Signore ci dà tante cose, siamo deboli nello Spirito e non abbiamo la forza di partorire. E non abbiamo neppure vicino qualche pastore che ci aiuta a tirarla fuori. E allora che succede? Noi non ce la facciamo. Il pastore non ci aiuta ad incoraggiarci per poterla mettere fuori e resta dentro. E quando resta dentro, sai cosa succede? Crea infezione spirituale, diventa una disubbidienza allo Spirito Santo e la prossima parola che ti deve dare già sa che tu non lo fai e non te la dà proprio. E di conseguenza si spegne la possibilità di servire il Signore in spirito e verità. Perciò dobbiamo essere forti del Signore ed ubbidienti, perché quando noi siamo ubbidienti e ci scarichiamo di quello che ci dà, lo Spirito Santo ne mette un'altra e noi la diamo. E cioè ne mette un'altra. Se siamo fedeli nelle piccole cose, il Signore ci affida le cose più grandi. Noi abbiamo tanto dentro. Ma molte volte il Signore ce li dà in segreto per proclamarle sui tetti. C-
ce li dà in segreto e poi quando dobbiamo andare sul tetto per proclamarle, non ce la facciamo a salire la scala e perdiamo l'occasione. E i credenti perdono l'occasione. E il diavolo lo fa da padrone, perché quando noi ci tacciamo, lui la fa da padrone. Gesù dice che quando, se non lodavano il Signore, quelli che lo acclamavano, le pietre cominciavano a aprire la bocca come i cartoni animati e lodavano Gesù. Noi dobbiamo imparare ad essere ubbidienti ed aiutarci a far partorire quello che sentiamo che viene dallo Spirito Santo. Non vuol dire che ogni pensiero che ci viene viene dallo Spirito Santo, perché ci sono alcuni che poi passano dall'altra parte. Ogni loro pensiero pensano che sia lo Spirito Santo. Non è così. Ci sono di quelli però che sono provenienti dallo Spirito Santo. Prego, sorella. Gloria al Signore. Come ha detto il pastore, voglio scaricarmi di ciò che sento nel cuore, perché non potevo stare seduta, perché il Signore mi spinge sulla riflessione di Sansone, perché il Signore mi mette spesso questa figura davanti e mi fa vedere che Sansone s'era, la presenza del Signore si era ritirata da lui, ma lui non se ne era accorto, perché lui continuava come non fosse stato niente. Forse era la sua mente, la presenza del Signore la sentiva forse nella sua mente, era una sua immaginazione. Lui era convinto che aveva il Signore, ma quando se ne è accorto? Se ne è accorto quando i nemici l'hanno accerchiato, quando lì si è reso conto di non avere più la presenza del Signore. È lì che ognuno di noi se ne accorge, quando veniamo attaccati, quando veniamo combattuti, è lì che non sentiamo più la stessa forza che avevamo quando camminavamo con la presenza e con l'amore del Signore dentro il cuore. È lì che ci rendiamo conto, Signore, dov'è la tua presenza? Mi sembrava di camminare con te, sembravo di sentire la tua presenza, ma era solo una cosa mia, erano emozioni, chissà che cosa era, perché Sansone non se ne era accorto. Quando se ne è accorto? Quando i nemici l'hanno cerchiato, quando la prova è andata a visitare al suo cuore, alla sua porta. È lì che lui non si è accorto di non avere più il Signore, perché le forze non erano le stesse per combattere i suoi nemici. E questa mattina vogliamo con i nostri cuori dire: Signore, apri i nostri occhi e fa che possiamo vedere nel nostro cuore, facci tu comprendere, Signore, che cosa è entrato e che cosa ogni giorno ci può allontanare da te, perché a poco a poco possiamo ritrovarci lontano dal Signore, pensando di avere il Signore nel cuore, ma alla fine ci ritroviamo che non abbiamo più le stesse forze per combattere. Ma vogliamo chiedere: Signore, apri i nostri occhi. Io personalmente voglio dire: Signore, apri i miei occhi, fammi vedere ogni giorno che cosa entra nel mio cuore. E anche tu possa fare la stessa preghiera, dire: Signore, che cosa entra nel mio cuore ogni giorno, che a poco mi trovo lontano da te. Voglio essere questa la preghiera mia, la tua ed ognuno di noi, dicendo: Signore, apri i nostri occhi e facci vedere che c'è nel nostro cuore, perché noi non ce ne accorgiamo che cosa entra nel nostro cuore. Può entrare di tutto e noi pensiamo di camminare santi e giusti alla presenza del Signore, ma un giorno ci ritroveremo senza niente, perché il Signore ci visiterà. Il Signore stabilisce il giorno in cui Lui ci visita. Se abbiamo camminato rettamente, vedremo cose meravigliose, ma se non ubbidiamo a ciò che Lui ci comanda, quel giorno che Lui ci visiterà non sarà bello. E vogliamo dire: Signore, aiutaci ancora in questa mattina. Dio ci benedica insieme. Grazie al Signore. Grazie al Signore per i messaggi che ci dà. C'è qualcun altro? Il Signore ci parla sempre, e infatti è proprio così. Dio ci deve aiutare. Ci deve aiutare veramente, perché molte volte noi pensiamo di avere il Signore con noi, però poi entriamo, quando il contrasto arriva, quando il nemico viene, cominciamo a essere timorosi, pieni di paura, ci manca la fede, ci manca la forza, siamo indeboliti, e gli diamo l'occasione poi di fare proprio come fecero i filistei su Sansone.
regoliamoci di conseguenza, misuriamoci. C'è un animale che è molto intelligente, astuto, che ci aiuta a comprendere, la volpe. La volpe si misurava quando andava per il buco della serra, il buco per andare nel pollaio, si mangiava la gallina, ma poi si andava a misurare dentro se ci passava ancora, e mangiava un poco alla volta e si andava a misurare. Usava l'intelligenza come poter sfuggire se fosse arrivato il padrone. E la parola di Dio ci dice, aiuti a comprendere che se non senti quella forza che sentivi quando camminavi col Signore, alleluia, il Signore ti ha parlato, con un esempio ti ha fatto comprendere, mi ha fatto comprendere, non pensare che tutto funziona, perché poi quando il nemico viene e ti trovi sprovveduto e vai in paura e dai lì i problemi e non li riesci più a superare come quando camminavi col Signore, allora anticipiamo e diciamo: Signore, ma sei veramente con me? Ma sono veramente con te? Ma mi sto comportando in un modo degno di quello che tu desideri che io sia, la tua presenza che la sento continuamente vicino a me? E il Signore si fa sentire e ci aiuta, va bene? Questa mattina passiamo alla parola del Signore e vogliamo insieme metterci insieme e fare un esame di coscienza davanti alla parola del Signore. È una parola che serve ai credenti questa mattina, serve ai cristiani, ma è bello sapere che noi in Italia siamo tutti cristiani, in Europa siamo tutti cristiani, e allora va bene per tutti. Ognuno di noi personalmente si ci deve misurare, Dio ci deve aiutare. Guardiamo la parola del Signore stamattina come ci parla in un modo speciale. La parola parla, noi dobbiamo essere sinceri e io ho bisogno che il Signore mi parla, non solo, ma ho bisogno di essere ubbidiente, perché se no io sono più colpevole degli altri, che dico ma non faccio. Dio ci deve aiutare. Questa mattina dice così il messaggio: guardiamo che tipo di terreno è il nostro cuore. Perché noi sappiamo una cosa molto importante, che dove ci sono le spine non cresce, e può essere il mio cuore quello. Dove c'è la strada, che non c'è terreno, non cresce. Sulla roccia non cresce, cresce nel buon terreno. Ebbene, ma non basta sapere per poter amministrare e dire, sai, questo pare che dà l'impressione ultimamente che spieghiamo le cose, ma quando li comprendiamo dobbiamo chiedere noi personalmente, ma il mio cuore, che cuore è? È un cuore dove la parola di Dio trova tutto lo spazio che ha bisogno per poter portare il 30, il 60, il 100? O io parlo e poi alla fine la stessa parola si trova dentro di me e sta nelle spine? E il mio cuore è come la strada, duro, e non riesce a farlo, e io parlo. O il mio cuore è duro come una pietra, e parlo, e poi alla fine dice San Paolo che siamo come una campana stonata, un tintinnante cembalo, che parliamo, ma alla fine non c'è la realtà nella nostra vita. Leggiamo insieme la parola del Signore e preghiamo che il Signore ci parli. Perché Lui, quando viene anche richiamandoci, e perché facciamo ancora in tempo, come già abbiamo udito, a fare che cosa? Sansone arrivò a un punto che non poteva fare niente più. Glielo chiese per l'ultima volta, ma non per vivere, ma per morire. Noi glielo vogliamo chiedere per vivere, perché così possiamo servire il Signore ancora. Gloria al Signore. Guardiamo insieme in Romani capitolo 2, verso 17. Benedetto sei, Signore. Romani capitolo 2, verso 17, che dice: or se tu ti chiami giudeo, giudeo, sappiamo i giudei chi sono, no? I giudei precedentemente si chiamava solo Israele
ed erano onorati di essere Israele. Cosa successe? Dato che Giuda vuol dire lode, quando c'era la presenza di Dio, questa tribù lodava il Signore, perché da lui, da Giuda ne doveva venire il Messia. E allora Giuda, nei mezzo a Giuda, con la lode, perché c'era la presenza di Dio, erano i giudei. Per un periodo di tempo, quando c'era la presenza di Dio che accompagnava questo popolo, che rispecchiava quello che si chiamava, cioè si chiamava Giuda, che voleva dire lode, e lodava il Signore veramente. Questa tribù, delle 12 tribù, era la tribù più invidiata, perché era una tribù che lodava il Signore. Allora, tutti cercavano di confluire in quel nome, perché si sentivano orgogliosi ed onorati di essere non Israele, ma giudei. Infatti i giudei sono più conosciuti. Perché? Perché per un periodo di tempo, quando c'era la presenza di Dio, la presenza del Signore attraverso la lode si manifestava potentemente, tutte le 12 tribù si sentivano orgogliosi di sentirsi chiamati e si volevano far chiamare giudei. Perciò noi non sentiamo mai il popolo di Dan, il popolo, le altre 11 tribù non vengono proprio nominate, solo Israele e giudei, perché questo era il vantaggio. Ma col passare del tempo, perché oltre a lodare il Signore, conoscevano la legge di Dio e si gloriavano in Dio. Leggiamo insieme, dice, ti riposi sulla legge e ti glori in Dio. E leggiamo anche il 18 per comprendere meglio il concetto. Verso 18, e conosci la sua volontà e discerni la differenza delle cose, essendo ammaestrato dalla legge. Questo giudeo che era selezionato per onorare Dio e la presenza di Dio che c'era, aveva tutti questi vantaggi. Ma fatto sta che quando incominciò a retrocedere come Sansone, e qui stamattina il Signore sta sincronizzando bene il messaggio perché ci sia chiaro, cosa successe? Successe che era restato il nome di giudeo, ma i fatti non c'erano. Diciamo che, se lo vogliamo paragonare, il giudeo era diventato Giuda. Giuda, nato dalla stirpe di Giacobbe, era quello che lodava Dio. Giuda che seguiva Gesù era un'altra pasta, era un'altra pasta. Seguiva Gesù, ma erano Giuda. Che cambiamento! Quello era Giuda, ma questo Giuda II seguiva Gesù e si impiccò. Che differenza! Ma perché? Dov'è il segreto? La stessa cosa, quando questo cominciava a scemare, c'era il profeta Geremia che pregava per questo popolo, pregava perché lo vedeva che era un Giuda, non Giuda figlio di Giacobbe, ma lo vedeva Giuda che seguiva Gesù. E un giorno, tanto non ne poteva più, perché il Signore gli disse di non pregare più per quel popolo. Leggiamo insieme in Geremia capitolo 12 verso 3. Da parte del Signore lui chiedeva con tutto il cuore che il popolo di Dio fosse trascinato al macello come pecore, e preparali per il giorno del massacro. E infatti Dio, lui profetizzava in questo modo, e infatti questa profezia si adempì, perché furono tutti deportati, sventrati, le donne, come fanno adesso ancora quelli che combattono, le donne
usate, basta andare in una guerra per capire. Il popolo che doveva onorare il Signore trascinali al macello come pecore e preparali per il giorno del massacro. Ma che differenza, perché? Perché il Signore, la sua presenza era così grande, così potente, ma loro non ne tenevano conto. E il Signore ci deve aiutare. Anche a noi abbiamo bisogno di rivedere la nostra posizione davanti a Dio. Noi cristiani tutti. Perché noi cristiani? Perché quando c'è stata la presenza dello Spirito di Dio all'inizio della vita spirituale dopo la Pentecoste, tutti si davano, volevano partecipare per... Poi man mano, poi quando il Signore mette dei risvegli, tutti ci sentiamo onorati di servire il Signore, poi ci affievoliamo e diventiamo dei parlatori, diventiamo delle persone che facciamo da giudei, ma non concludiamo, perché diciamo ciò che abbiamo imparato, ma la nostra vita non corrisponde a quello che noi diciamo, e di conseguenza stufiamo pure Dio, tanto che leggiamo spesso nei profeti che Dio dice: non mi servono più i vostri olocausti, non mi servono le vostre preghiere, non mi servono i vostri digiuni, non mi serve niente. Ma non gli serve niente a Dio. Non gli serve da come lo fanno, da come lo facciamo. Lo facciamo come per inerzia. Camminiamo spiritualmente parlando, camminiamo nelle vie del Signore come se quasi ci devono spingere, affaticati, affannati, e stiamo lì giusto perché dobbiamo essere presenti, e qualche volta andiamo al culto perché sennò il pastore ci chiede perché non sei venuto. Oh mamma mia, devo andare, perché sennò poi mi chiede, faccio brutta figura, non ci sono andato manco domenica passata, non ci sono andato manco l'altra volta, oh, stiamo vivendo un momento particolare, fratello, non ci possiamo venire. Quello è quando vivi i momenti particolari che ci devi andare di più. Quando dobbiamo cercare il Signore? Quando siamo in difficoltà, noi invece ci addormentiamo proprio. Quando andiamo dal dottore? Quando andiamo al pronto soccorso? Quando mi ha acchiappato una botta grossa? E certe volte arriviamo là e ci dice: oh, mamma, come sei conciato. E dico: dottore, perciò sono venuto, che se stavo bene non ci venivo. Il Signore ci deve aiutare. Leggiamo il Signore come ci vuole far comprendere, in modo che la sua parola diventa chiara al nostro cuore. Leggiamo insieme in Matteo capitolo 13, verso 4. È una parabola che la conosciamo tutti, ma meglio che la conosciamo tutti. Quando parliamo di cose che già conosciamo, vuol dire che ci aiuta a migliorare e a dire: ah, la sapevo già sta cosa, ma la devo fare però, perché se la sappiamo che ci serve? Ecco il seminatore, uscì a seminare, e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono. La parabola di Dio, diciamo, di Gesù. Gli uccelli sono spiriti immondi. Il seme è la parola di Dio, lo sappiamo. Gli uccelli che si beccano quelli che cadono lungo la strada sono demoni che la parola la tolgono dal cuore. Il diavolo ha i suoi angeli, angeli sono i demoni per lui, demoni per noi, angeli per lui, Dio ci deve, sono messaggeri. Allora, gli uccelli sono spiriti demoniaci. Guardiamo nel verso 9 che cosa dice. Alla fine Gesù parla e dice: chi ha orecchi da udire oda. Ma perché dice così il Signore, chi ha orecchi da udire oda? Perché dice, è inutile spiegare ancora, perché voi già sapete. Qua non si tratta più di non sapere, si tratta, come abbiamo detto prima del giudeo, si tratta di sapere,
ma non avere orecchi, cioè ci mancano gli orecchi del cuore per fare quello che già sappiamo. Il Signore ci deve aiutare. Noi vogliamo studiare, leggiamo, facciamo tutto, ma c'è un'altra parte che va fatta, Dio ci deve aiutare. Chi ha orecchi vuol dire chi ha sentito è responsabile di aver sentito, perché a differenza di chi non ha sentito proprio, Dio ci deve aiutare. Allora se sappiamo, siamo più responsabili, ma anche nell'amministrazione. Se tu occupi un posto nella tua azienda dove tu lavori, che sei un responsabile, sei più responsabile dell'ultimo arrivato se qualcosa non funziona. La stessa legge nostra, se uno lo fa con il sapere, viene condannato a più lontano che chi lo fa perché non sa. Chi ha orecchi da udire oda? Noi cristiani che udiamo il parlare di Gesù, dobbiamo essere più attenti nel dire: ma il Signore ha detto così, anziché litigare tra di noi per argomentare e sapere chi tiene ragione. Ci dobbiamo interessare di dire: ma il Signore ha detto questo, ma io a che punto sta? Dobbiamo prendere la parola del Signore. Questa è scritta qua, ma qua che cosa c'è? Ognuno di noi lo deve fare. Gesù rincara la dose per quelli che sanno e non fanno. Guardiamo che cosa dice in Giovanni 3,19. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Quando noi ci mettiamo sul pulpito e ci mettiamo nella chiesa, diciamo che sono quelli che non conoscono il Signore, che non hanno accettato il Signore, perciò... E noi che l'abbiamo accettato, quali sono i frutti che stiamo portando? E Dio ci deve aiutare. Perché è facile stare sul pulpito e dire che gli altri il Signore li condanna perché Gesù è venuto e non lo hanno accettato. E noi che lo abbiamo accettato e non facciamo frutti degni, qual è la nostra responsabilità davanti al Signore? Vuoi vedere che siamo proprio noi? Quelli che gli altri siamo noi. Questo ci deve preoccupare. Gli altri siamo noi certe volte. Certe volte, come viviamo noi cristiani, nella nostra nazione, tutto il cristianesimo che c'è in Italia, non dobbiamo dire forse, siamo proprio noi. Perché nessuno di noi, a partire da me, facciamo frutti degni per la conoscenza che abbiamo. E Dio ci parla stamattina. Dio ci parla ascoltando e non facendo. La risposta è che preferiamo stare nelle tenebre. Vedi cosa dice la parola del Signore? Amano stare nelle tenebre. Siamo presenti nella riunione, ma siamo nelle tenebre per fare la nostra parte. Ci nascondiamo. Mi ricordo una volta che avevo un rappresentante che non spiegava ai clienti che c'era la spesa di trasporto, e lei aveva il camion, mi telefonò dalla Calabria, una cliente mi disse: signor Petrone, i vostri rappresentanti s'ammucciano, cioè vuol dire si nascondono, non mi dicono la verità, perché io il trasporto non lo volevo pagare, venivo col camion mio. Gli aveva esposto il prodotto, ma non gli aveva esposto il prezzo del trasporto. Noi cristiani facciamo così, esponiamo la parola, ma noi ci ammucciamo, ci nascondiamo per non fare la nostra parte. Dio ci parla stamattina, parla a me, perché io ne ho bisogno e credo che parla pure a qualche cuore di buona volontà. Preferiamo stare nel... non ponendo attenzione, siamo condannati, guarda cosa... il giudizio è questo. Quando troviamo la parola giudizio, Gesù indica che siamo sotto giudizio quando noi ci muoviamo così, se no non ce la metteva quella parola lì. Dio ci deve aiutare. No, ma noi siamo salvati per grazia. Ma proprio perché siamo salvati ci dobbiamo muovere così, frate. Non è che ci dobbiamo
muovere per salvarci, e perché siamo salvati e s'addice a noi di compiere le opere che Cristo ci comanda. A casa nostra, e perché siamo della famiglia, certe cose li dobbiamo fare noi, non li possiamo affidare agli altri. Dio ci deve aiutare. Non ponendo attenzione, siamo condannati noi quando non vogliamo fare. La comprendiamo a modo nostro. Per chi vuole capire, Gesù dice a chi deve seminare, devi seminare di più. Perché? La parabola ci dice una cosa, che una parte del seme va a una parte, l'altra va all'altra, l'altra va all'altra e l'altra va nel buon terreno, giusto? Vuol dire che noi dobbiamo seminare quattro chicchi perché ne cresca uno. Noi buono facciamo, non ne seminiamo manco uno, perché poi va a cadere nelle spine. Siamo stupidi. Abbiamo fermato l'evangelizzazione perché il mondo, ci sono le spine, ci sono le pietre, ci sono la strada, poi qualcheduno cade nel buon terreno. E vale la pena proprio di non seminare, ma non è vero, perché le stesse difficoltà nella Chiesa primitiva ne avevano molto più di noi, ma avevano un'intelligenza spirituale. Perché? Perché guardiamo la parabola come ci aiuta a capire. Devi seminare di più, perché di quattro uno solo porta il frutto. Diciamo che se vogliamo usare un po' di esperienza di marketing, diremmo: paghi 4, prendi 1. E chi va a fare la spesa così? Se paghi 1 e prendi 4, tutti ci vanno. Ma se paghiamo 4 e prendi 1, chi ci va? Il Signore ci deve aiutare. Ma con Gesù matematicamente funziona, perché Lui dice che seminiamo, il seminatore deve uscire, poi quell'uno produce 100, ne abbiamo spesi 4, ma raccogliendone con uno 100, quanti ne restano? 96. Quello che produce 60, ne abbiamo investiti 4 e ne produce 60, i 4 li abbiamo spesi, quanto ne restano? 56. Quello che produce 30, se noi ne seminiamo 4 e uno cresce, quanti ne restano? 26. La Chiesa primitiva, nonostante era la stessa cosa, perché Gesù la parabola l'aveva già spiegata pure a loro, ma loro facevano la loro parte per seminare e la Chiesa cresceva, l'opera di Dio prosperava. Noi invece sappiamo che dobbiamo seminare di più, e invece non seminiamo proprio, e siamo colpevoli davanti al Signore. Guardiamo nel verso 10 cosa ci dice del capitolo 13. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? Gesù parla in parabole. Perché? Guardiamo nel verso 15, perché Gesù parla in parabole? Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri di orecchio e hanno chiuso gli occhi, che talora non vengano con gli occhi e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. Perché il nostro cuore si è fatto, come dice qua, il nostro cuore, il cuore del popolo di Dio, che siamo noi cristiani, si è fatto insensibile, siamo divenuti duri di orecchio e abbiamo chiuso gli occhi. Ma non sono gli altri, siamo noi, perché i risultati sono quelli che sono e li vediamo tutti. Non è che Gesù non parla,
siamo noi che non intendiamo più, perché il nostro cuore si è fatto così. Noi diciamo il terreno è duro, è pietroso, è pieno di spine. Questa parabola c'era anche al tempo degli apostoli. Gesù dice nel verso 11, guardiamolo insieme, e gli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. A loro chi? Questa volta, secondo me, a loro, quel loro siamo noi, perché non riusciamo a comprendere. E non riusciamo a comprendere perché? Perché ci siamo chiusi. Il Signore comprende che noi non vogliamo. Loro chi sono? Sono i discepoli, coloro che hanno deciso di servire il Signore e lo seguono da vicino e hanno la luce dello Spirito di Dio che li fa comprendere le cose divine. Noi non li comprendiamo se non camminiamo con il Signore. Perché a voi avevano scelto di servire Gesù, avevano fatto i calcoli, avevano scoperto i principi del regno di Dio e si erano messi all'opera. Perché i principi del regno di Dio, vediamo nel verso 12, Gesù li spiega queste cose. Noi li dobbiamo afferrare e applicarle nella nostra propria vita. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Se vedi la tua vita che scema ogni giorno, il tuo rapporto che scende sempre di più, la tua chiesa che scende sempre più in un abbandono, la tua vita spirituale, è perché non stiamo applicando, perché a chi ha più gli sarà dato. Vuol dire che tu quel poco che hai lo stai proprio perdendo, perché non ricevi più. Il cuore indurito ascolta Gesù che parla, ma non lo capisce. Ma non è che Gesù non vuole illuminare, perché il nostro cuore non è disposto a dire sì quando Lui ci ordina qualcosa da fare. Il Signore parla sempre con espressioni positive. In Luca 6,38 ci fa comprendere qualcosa di speciale. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà misurata a voi. Quando parliamo con Gesù, pur non avendo niente, Lui non ha niente, vive sostentato da sorelle che sostengono l'opera sua. Abbiamo letto, se noi leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 8, verso 1, 2 e 3, troviamo che alcune donne che avevano beneficiato sostenevano la sua missione, non gli mancava nulla. Però qui parla di abbondanza. Ma che cos'è questa abbondanza? Se leggiamo il verso 37 ci dice che cosa... Non ci sono dal verso 31 fino al verso 37, segnateli e poi li leggi, ci sono cosa ci manca per essere abbondanti. Non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato. Se tu leggi dal verso 31 fino al 38, al 38 dice che c'è un'abbondanza. Abbondanza di che cosa? Noi non abbiamo solo l'abbondanza della parola, abbiamo l'abbondanza della presenza dello Spirito Santo che ci permette di vivere la nostra vita cristiana. Ripete, la economia divina non si riferisce, leggiamo il verso 38, a chi più ha più sarà dato. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno misura pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Ciò dà l'impressione proprio di questa abbondanza che viene dal Signore, che vi sarà data, vi sarà traboccata. Proprio l'impressione che nei campi di allora, quando Gesù parlava, ste donne che avevano la veste lunga la alzavano per metterci dentro qualcosa, e quando dovevano ricevere qualche cosa, chi si trovava lì diceva: dai, mettene un altro poco, vai, mettene, e camminavano così, come quelle anziane donne che ricordiamo anche noi, che avevano delle tasche, volte che ci stavano 5 kg di patate dentro, quelle tasche che camminavano
camminavano sotto la gonna larga e veniva, portavano a casa in quella tasca che portava di tutto a casa. Dio ci deve aiutare. La misura veniva traboccante, ma era traboccante di ciò che c'è scritto nei versi precedenti. Noi possiamo vivere una vita traboccante. Si riferisce non che noi dobbiamo dare soldi, ma dobbiamo dare insieme alla parola tutte quelle caratteristiche che ci sono nei versi precedenti. Però li leggiamo in un momento, leggiamo dal verso 31. Insieme alla parola, la parola ci dice che noi dobbiamo avere altre cose nella nostra vita. La prima cosa che dobbiamo fare quando amministriamo le cose che il Signore ci ha affidato è: come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, qual grazia ne viene? Poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dei quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. E se amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figlioli dell'Altissimo, poiché è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come misericordioso è il Padre vostro. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati. Perdonate, vi sarà perdonato. Date, vi sarà dato, vi sarà versata in seno misura abbondante, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Tutta questa abbondanza si trasferisce in che cosa? Dove cresce questa abbondanza? Cresce nel campo del nostro cuore. Se noi abbiamo ricevuto la parola e facciamo un esame di coscienza per vedere se la parola porta frutto nel nostro cuore, ci devono essere queste cose, devono abbondare nella nostra vita. Se non abbondano queste cose nella nostra vita, nel nostro cuore, nel campo che noi stiamo coltivando, che abbiamo aperto il cuore alla parola del Signore, non possiamo prendere solo una piccola parte della parola, quella che ci piace a noi, come il giudeo che amministra le cose, ma gli manca la presenza di Dio. Noi, nell'insieme dell'insegnamento della parola del Signore, quando apriamo il cuore al Signore, quando il nostro cuore è il terreno dove il Signore ha piantato la sua parola, questa è la parola che deve essere nella nostra vita. Se manca tutto questo insieme, resta solo una parola di essere di quelli che portiamo una parola, noi siamo diversi dagli altri. Noi siamo dei farisei a questo punto. Perché i farisei, siamo dei giudei a questo punto, siamo degli israeliti senza la presenza del Signore. Noi abbiamo tutto e il samaritano è un cane. Non andare da quello, quello è un cane, non ci passiamo neppure di là. Non abbiamo comunione con loro perché noi siamo meglio. Se la parola di Dio non dimora in noi, se il nostro cuore non è permeato dalla presenza di quella che la parola ci dice, non ci siamo lasciati trasformare dalla parola, di conseguenza che cosa succede? Siamo noi quelli che pensiamo che siano gli altri. Dio ci deve aiutare. Il seme della parola contiene anche questo. Questa parte è quello che produce il seme della parola nei nostri cuori. Non è che proprio il nostro cuore, invece di essere come deve essere, guardiamo in Matteo 13,8. Noi spieghiamo la parabola, ma la parabola deve parlare prima a noi. Noi ci dobbiamo chiedere, ma il cuore mio, il seme della parola di Dio nel mio cuore, dove è caduto? Se è caduto dove è buon terreno, deve essere armoniosamente
permeato da tutto ciò che dice la parola. Per avere l'equilibrio spirituale dobbiamo abbondare di tutto quello che man mano viene a formare la nostra vita cristiana, che permeata dallo Spirito Santo riusciamo a vivere la nostra vita con i principi che Gesù rilascia ogni giorno. Se quei principi non prendono forza nel nostro cuore, vuol dire che il nostro cuore, il seme della parola nel nostro cuore, è come quel cuore che cade nelle spine. Mentre lo diciamo agli altri, siamo responsabili noi. Esattamente come diceva qualcuno, che mentre puntiamo il dito contro qualcuno, abbiamo tre dita che puntano contro di noi. E poi vogliamo accusare. Che vogliamo dire noi cristiani? Noi cristiani, i primi che dobbiamo accusare. Ognuno di noi deve rivedere la sua posizione davanti al Signore. Perché se no parliamo, parliamo, e che diciamo? Diciamo sciocchezze, diciamo, diventiamo noiosi a noi stessi. Se noi non viviamo la vita dello Spirito, diventiamo noiosi di essere cristiani noi stessi. Perché cominciamo ad essere nauseati di noi stessi quando non sentiamo la presenza del Signore. E non sentiamo nessun calore di proclamare, parlare e dire quello che il Signore è. Non lo viviamo. Facciamo un esame di coscienza. Se alla luce della parola non vediamo o non portiamo frutto, Gesù è qui che gira sempre nel suo campo. E ne parla molto chiaro. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 15, verso 7. Questo fatto che Gesù parla di cose naturali, parabole che comprendiamo tutti, e ci aiuta, però non ci serve solo per capire e non fare, ci aiutano sì, ma noi se non le applichiamo nella nostra vita, passiamo nella categoria di quelli che odono ma non comprendono. Allora ci sono due categorie. Due categorie che ascoltano lo stesso Gesù, un Gesù che parla, un gruppo che sanno tutto e non capiscono, un gruppo che è semplice, che sta lì, Gesù dice a voi è dato di capire, ma noi a quale parte stiamo? Dio ci deve aiutare, non abbiamo quella vita spirituale che fluisce dentro la nostra vita, ci dobbiamo preoccupare noi. Prima che diciamo agli altri, stiamo attenti, perché siamo responsabili. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Ah, Gesù ci parla di una dimora che deve essere la sua presenza nella nostra vita, che ci permette di poi fare le cose che Lui ci ha detto. Dio ci deve aiutare. Ancora, della nostra ancora della nostra fede sprofonda in Cristo, cioè, guardiamo nel verso 6, se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca. Ma qua non si tratta di capire in più o in meno. La nostra vita cristiana non dipende se leggiamo una parabola, 48 parabole, 60 parabole. Nella parola del Signore ce ne sono fino a 60 di parabole dette da Gesù. Ce ne sono alcune in un modo, altre. Ma che noi leggiamo tutte queste parabole e parliamo come campane stonate e non dimoriamo, la nostra fede non è ancorata in Cristo che dimora nella nostra vita, è tutto un parlare, tutte chiacchiere, diciamo. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e bruciano. Noi cristiani, noi credenti, dobbiamo stare attenti,
Perché alla fine Gesù, quando parla di paradiso e inferno, anche se dà l'impressione che ultimamente questa parola inferno non viene troppo, perché sennò poi non dormiamo la notte, ma Signore non ci farò il malore. Se non dormiamo la notte e torniamo a Dio, va ben venga che stiamo svegli, perché almeno ci salviamo l'anima, piuttosto che dormire e andare a finire nell'inferno. Se la nostra fede non è ancorata in Gesù, se non dimoriamo in Gesù, le parabole, gli ammaestramenti, le dottrine nelle epistole, tutto quello che facciamo non serve proprio a niente, perché alla fine siamo degli stonati che non capiamo niente. La nostra vita di fede deve essere ancorata in Gesù Cristo. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio. Possiamo predicare, parlare tutto quello che vogliamo. L'unica cosa che ci aspetta quando arriviamo dal Signore, dice: non ti conosco proprio. Perché è il dimorare in Gesù che ci fa crescere nella fede, ancorare la nostra fede, dimorare in Cristo. Se no, diversamente, qual è la sorte? Se rifiutiamo di essere ancorati in Lui, veniamo rimessi dalla sorgente della vita. Cioè siamo tagliati, dice qua. Senza la fede viva in Cristo, il risultato è tagliati e gettati nell'inferno, anche se non ti piace ascoltare. Questo lo dico prima a me. Perché la parola del Signore questo dice: se noi non dimoriamo in Cristo, se la nostra fede, il nostro rapporto non è ancorato profondamente in Cristo e Cristo in noi, noi siamo dei tralci secchi con tutto quello che noi pensiamo, con la nostra prosopopea intellettuale, non serve proprio a niente, con tutte le nostre filosofie cristiane non servono a niente. Si secchiamo, cotesti tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco. Quando Gesù parla di fuoco eterno dove c'è il pianto e lo stridor dei denti. Non è che lo abbellisce, mette solo la parola fuoco. Quando Gesù parla di fuoco lo chiarisce bene, dove c'è il pianto e lo stridor dei denti per l'eternità. E noi cristiani, qualsiasi marca tu sei e io posso essere, non ha importanza davanti al Signore, perché il Signore parla chiaro per tutti e dice che se non siamo ancorati con la nostra fede, con un rapporto continuo con il Cristo di Dio, che è la luce del mondo e l'alimentazione spirituale del nostro essere, pure il Vangelo non tiene nessuno, tutta la conoscenza non serve a niente. Paolo di conoscenza ne aveva, ma quando ha incontrato Cristo ha detto che tutta quella che aveva l'ha presa, poi ne ha tirato fuori solo la conoscenza per poter scrivere la rivelazione che gli veniva dato. Ha fatto 27 epistole dottrinali per istruirci come dobbiamo camminare col Signore. Questo è il cristianesimo. Questo è Gesù che ci parla. Senza la fede viva in Cristo il risultato è tagliati e gettati nell'inferno eternamente. Dobbiamo rivedere la nostra posizione, perché abbiamo l'esempio di Giuda. Giuda era nato perché doveva venire il Messia, lo dava il Signore, tutti erano orgogliosi di chiamarsi giudei, ma arrivò il momento che ne uscì fuori un Giuda che seguiva Gesù, che alla fine si dovette impiccare. Signore, aiutaci, seguiamo Gesù, ma seguiamolo come merita di essere seguito. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo ringraziare il Signore. Preghiamo il Signore che ci aiuti un vero esame di coscienza davanti al Signore e dire: Signore, ma vuoi vedere che so proprio io che tu parli e io non capisco niente? Perché se non facciamo risulta come se non avessimo capito niente. E se capiamo e ce lo teniamo dentro e non lo mettiamo in pratica, che ci serve? Il Signore ci dice che quello che noi assimiliamo dobbiamo metterlo in pratica nella nostra vita. Signore, noi veniamo a Te,
perché queste immagini di alcune parti storiche e alcune parti che riscontriamo nella tua parola, che armonizzate con il messaggio che tu ci dai, ci svegliano nel dire: Signore, vuoi vedere che sono io? Fa che ognuno di noi si preoccupi come si preoccupavano i discepoli seduti a tavola quando tu hai detto che uno in mezzo a loro lo doveva tradire. Ognuno si chiedeva: ma forse so io, ma forse so io, ma forse so io, ma chi è il Signore? Vuoi vedere, Signore, che so proprio io che sto predicando, che devo rivedere, già la voglio rivedere, Signore, perché è inutile dire che pensare che tutto funziona. La tua parola ci aiuta che per avere il nostro cammino eterno con te dobbiamo avere un rapporto vero con te, che attraverso lo Spirito Santo fai fluire la tua presenza nella nostra vita. Grazie, Signore, per la tua parola, perché oggi facciamo ancora in tempo. Forse domani non ci saremo più. Facci preoccupare oggi per stare meglio domani e per l'eternità. Grazie, Signore, che ancora oggi ci hai parlato e insieme ti vogliamo dire grazie, grazie, grazie. Amen. Pace a te, ci vediamo domani mattina per la solita visita pastorale e insieme continuiamo a crescere nella fede, perché finché possiamo udire facciamo sempre in tempo a mettere ordine nella nostra vita. E sia ringraziato Dio che ci dà la possibilità. Pace e buona domenica.